spazio per una nave di spazio, cannella di controllo attivato per togliere la punta che vede spazio. Allora, oggi, scusatemi dell'assenza, ma ho avuto un po' di influenza, ancora ce l'ho, non è Covid, non vi preoccupate, ho preso semplicemente freddo. Ancora un po' di tosse, quindi se mi sentite tossire, appunto, è del tutto normale. Appunto, beh, non è recitato, purtroppo. Allora, madonna, oggi sono qui a farvi un video molto particolare, perché oggi andremo infatti a parlare dei nobili in Italia. Come funziona la nobiltà italiana, se viene ancora riconosciuta, quali diritti ci sono e tutto il resto. Direi che prima che questo video inizia vi invito a lasciarvi un commento, un like, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri amici e adesso cominciamo. Allora, i titoli nobiliari e i predicati nobiliari in Italia non valgono più niente, non sono più riconosciuti giuridicamente. Secondo infatti l'articolo 3 della Costituzione e la disposizione 14esima transitoria, i titoli nobiliari non sono più riconosciuti dallo Stato e è stata anche abrogata la consulta eraldica. Quindi se qualcuno in Italia è un nobile non lo può più utilizzare come pretesto per ottenere qualcosa, e gli agenti dello Stato, pubblici ufficiali, hanno il dovere di omettere questa informazione da ogni atto creato da queste persone, insomma, da ogni atto che viene fatto con queste persone, perché non è più riconosciuto. Quindi, se non è più riconosciuto, è legale attribuire titoli nobiliari? Assolutamente sì. È legale, anzi, non è che è legale o è illegale, non è proprio, è al di fuori della giurisdizione della del diritto dello Stato. Lo Stato non può farci niente. Quindi se io oggi decido di chiamarmi Gabriel Pappalardo, Conte di Poggi Monzi, nessuno può dirmi niente, perché lo Stato non può farmi niente, anche se io dico una cavolata. Quindi i titoli nobiliari ancora esistono, ma lo Stato non li tutela, non li riconosce, non li protegge. Però, c'è un però, come anche l'articolo 6, 7 e 8 del Codice Civile recita, si tutela il nome storico della famiglia. Quindi i predicati nobiliari, ad esempio, di Cavour, Camillo Benson di Cavour, come si chiamava lì, oppure che ne so, di Siena, se c'era qualche conte di Siena non c'erano, o Granducato di Toscana, ecco, tutti questi appellativi, tutti questi predicati possono essere trasmessi ai figli e sono riconosciuti da tutti da tutti i tribunali d'Italia, della Repubblica Italiana. Questo perché appunto fanno parte del patrimonio storico della famiglia. Così se c'è qualche famiglia che ha qualche tradizione storica o sociale rilevante, la può portare avanti senza problemi. Però è solo questo. Una persona non può usare poi questo predicato, questo titolo, per fare altre cose, perché non gli è concesso. I nobili, come al solito, come vi ho già detto, non sono riconosciuti in Italia. Ora, questa cosa del trasmettere il titolo nobiliare, il predicato nobiliare, scusatemi, da una parte a un'altra, da un discendente a un altro, da discendenti sia legittimi, sia naturali e sia adottati, da tutte e tre le categorie,
mi ero scordato di dirlo, ma questi predicati nobiliari devono essere stati, cioè devono essere esistenti e devono essere stati, secondo anche la Corte Costituzionale, registrati prima del 28 ottobre 1922, data in cui c'è stata la marcia su Roma. Quindi, prima di quella data, i nomi, cioè i predicati nobiliari sono, sono passabili da, da una generazione a un'altra. In altri casi, dal 28 ottobre 1922 in poi, no, perché è entrato il regime fascista e quei titoli nobiliari lì non sono più validi. Se sono stati passati, qualcosa mi dice che nobili fatti, cioè persone diventate nobili nel fascismo, non penso ce ne siano tante. Non voglio dire una cavolata, però non, secondo me non più di tante, ecco. Quindi ragazzi, cosa possiamo dire in sintesi sui nobili, sulla nobiltà in Italia? La nobiltà in Italia è del tutto soppressa, è solamente protetta la storicità della famiglia tramite l'attribuzione alla fine del cognome, del proprio nome e cognome, un predicato verbale nobiliare. Quindi ragazzi, io direi che questo video possa terminare qua. Se vi è piaciuto, lasciatemi un commento, like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video. E meno male che non ho tossito. Che palle sti influenza, veramente, due palle grosse così. Speriamo che passa presto. Ciao a tutti.